Bonjour mia family, che bello filmare di nuovo, mi siete mancati tantissimo perché vi direte: ma come Nicole, che cosa mi stai dicendo? Mica sei tornata oggi con i video? Sì, lo so. Ieri, l'altro ieri ho caricato due nuovi video, ma li avevo filmati prima di partire dalle vacanze. Infatti, alcuni di voi l'avevano capito perché tipo dicevo: scusatemi se non ho fatto video per una settimana, in realtà erano passate 3 settimane. Comunque, sono super super felice di riprendere a filmare per voi. Mamma mia, ho gli occhi lucidissimi oggi, comunque. Dramma, perché non posso truccarmi, perché ho una specie di tipo un, che ne so, un orzaiolo, una piccola infezione all'occhio, quindi sto applicando la pomata antibiotica e ho il divieto assoluto di truccarmi. Mannaggia, tra l'altro mi è capitato proprio quando ero ad Amsterdam, in realtà ad Alkmaar, e queste cose, se mi devono capitare, mi capitano sempre quando sono in giro e non posso prendere la pomata antibiotica perché non ho la ricetta, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque adesso ce l'ho e mi sta passando. È capitato anche a voi? C'è questa cosa degli orzaioli. Ciao gatto Denver, sembra essere una cosa molto diffusa, però a me non era mai capitato. No, forse una volta mi era capitato, ma stavolta tipo non se ne va. Boh, non lo so, forse perché ho iniziato ad applicare la pomata tipo al sesto giorno che mi era comparso, perché ovviamente in Olanda ci ho provato, ma non me la davano senza la ricetta. Comunque, mia family, sì, se vi è capitato, per favore, fatemi sapere se avete risolto, come avete risolto, perché ho sentito che alcuni si devono operare per toglierlo e mi sta venendo una specie di colpo. Comunque, qui c'è il gatto Denver. Bonjour. Buongiorno. È il mio gattino tutto bianco. Un poco arancione anche lui, con tutte le lentiggini. Vuoi raccontare di quanta acne avevi? Abbiamo pulito tutto. Beh, quasi tutto. Fai vedere. Fai vedere, gatto Denver. No, adesso no. Adesso no. Adesso no. Adesso non ho voglia di far vedere. Aveva un sacco di acne sul mento, gatto Denver. Ma l'abbiamo pulita quasi tutta. Ne ha ancora un pochino. Ciao gatto Max! Amore mio, mi sei mancato? Hai fatto la cacca sul tappeto quando non c'ero, mi hanno detto. Tu! E tu invece? Io lo sto chiamando salsiccia, Max, perché è lungo e stretto. Salsiccia? Amore mio, amore mio! Beh, comunque. Mi sono in realtà appena svegliata e vorrei fare colazione. Mi sono appena svegliata, mi sono fatta la doccia e oggi in realtà volevo filmare un video di make-up, ma visto che non posso applicare trucco, questo divieto assoluto fino a quando questa infezione non mi passa, dovrete farvi andare bene i vlog, scusatemi. Comunque allora, niente da che, niente di che, devo svuotare la lavastoviglie adesso, dopodiché viene la signora delle pulizie, quindi se vedete che c'è un po' di disastro si sistemerà presto, sistemerà lei e poi farei un frullato stamattina. Notare che sono tipo le 12:39 per me mattina, ma ormai lo sapete questa cosa, penso. Faremo un frullato di albicocche, tacchete e pesche, che è sempre un buonissimo frullato, è sempre una buona scelta secondo me. E dovrei avere ancora, sì, uno yogurt greco. E poi mi serve naturalmente il latte e quello che useremo oggi, se magari riesco a chiudere il frigo, grazie. Quello che useremo oggi sarà questo, bevanda al latte di mandorla Fabri. Devo dirvi però che preferisco quello della Apro Alpro, perché questo secondo me è un pochino troppo zuccherato, non lo so. Non è male, anzi, però sì, un po' troppo dolce forse. E costa un pelino di meno rispetto a quello Alpro, ma prenderò l'altro piuttosto, solo che questa volta non c'era. Perché, boh, non lo so, nonostante sia made in Italy, cosa che apprezzo molto, secondo me dovrebbero farlo meno dolce, o forse. Almeno io non lo trovo non zuccherato. Chissà se li fanno non zuccherati. Boh, comunque, questo è quanto. Prepariamo il tutto. Ho lavato due pesche e due albicocche. Adesso le taglio a pezzettini. Ma immagino che già saprete più o meno come li faccio i frullati, perché li faccio da un sacco di tempo e sono la mia colazione preferita di sempre. Quindi se mi seguite dai tempi tipo di Amsterdam, sicuramente lo sapete. Comunque, oggi faremo due pesche. Due albicocche, potete sentire il gatto Denver che piange perché ama la frutta, ma deve capire di essere un carnivoro lui, cioè non lo sa evidentemente. Gatto Denver, ho capito che assomiglia a un brontosauro, però non sei erbivoro. Comunque, tagliamo una pesca, tagliamo l'altra. Queste sono pesche noci bianche. Infatti è un po' strano, perché sono veramente chiare. Ok, adesso le albicocche, che in realtà basta aprirle tipo di solito. Ok.
Ok, adesso yogurt greco. Ci metterò solo mezzo rosetto, perché di solito sono resa conto che uno intero forse un pochino troppo, e anche, scusate, anche il sapore è un pochino forte. Adesso ci aggiungiamo il latte di mandorla, ovvero bevanda di mandorla, che dicono che non si può più chiamare latte, anche se qua c'è comunque scritto bevanda al latte di mandorla. Più o meno faccio a occhio. Ok, anche troppo. Voilà, adesso frulliamo il mix. Ok, mi sa che è pronto. Voilà ragazzi, che bontà, la bontà in un bicchiere. Amo troppo i frullati la mattina, ve ne sarete resi conto. Ok, ragazzi, profumino di frutta fresca, pesca e albicocche, provatelo, è top. Se non vi piace lo yogurt greco, perché per alcuni può essere un pochino troppo tipo aspro, acido, e provate con lo yogurt intero, oppure ovviamente anche solo con il latte e con la frutta. Però io preferisco metterci lo yogurt perché rende il tutto un pochino più denso, e, però ovviamente è a piacere, a scelta. Nel frattempo mi sono messa al montaggio del home tour della casa in cui siamo stati in Croazia. Vi siamo stati in questa casetta, beh, in realtà ormai quando vedete questo video il tour della casetta in Croazia l'avrete già visto. Comunque questa casetta era molto carina, ci è piaciuta molto, con la piscina, la zona barbecue all'esterno, e ci piacerebbe molto molto tornarci. Nel frattempo slurpiamoci questo milkshake, anche se vi dico la verità è troppo troppo dolce, decisamente troppo dolce. Confermo infatti, che mi dispiace perché questo latte di mandorla è buono, è molto buono, ha un buon sapore che non è troppo forte. Però secondo me lo rovinano mettendoci troppo zucchero. Non so se esiste la versione non zuccherata, fatemelo sapere, che in caso lo compro, perché è buono. Cioè, non so che senso abbia prendere il latte di mandorla, che è comunque sano, se poi ci metti 10 kg di zucchero. Comunque non ha importanza. Adesso mi metto al montaggio di questo video. Non dovrei metterci troppo in realtà, perché di solito gli home tour o comunque i tour così non hanno tantissima necessità di montaggio, e, però è meglio se mi metto subito al lavoro, e poi devo rispondere anche a diverse email, quindi ci vediamo tra un po'. Là c'è Max che dorme, è sempre presente. Ho cercato Max, ho cercato Denver, ma loro due ormai sono tipo la mia ombra, ok? Ma e dormono sempre insieme anche, quindi se Cato Max sta dormendo, di sicuro anche Cato Denver sta dormendo di là. Comunque sono ancora al montaggio del video, in realtà nel frattempo ho risposto anche un paio di mail che mi erano arrivate e che a cui dovevo rispondere veloce, perché mi stanno arrivando un sacco di nuove collaborazioni nonostante sia agosto, quindi super super positivo. Ma c'è anche un sacco appunto di lavoro dietro le quinte prima di una collaborazione che voi magari vedete, prima di sentirmi parlare di un prodotto che sponsorizzo eccetera eccetera. Dietro c'è un sacco di lavoro per accordarsi su appunto sulla menzione del prodotto, su come voglio usarlo il prodotto, sul testing che faccio il prodotto eccetera eccetera eccetera. Comunque c'è un sacco di lavoro di email e lavoro noioso prima di arrivare a fitturare un prodotto sui miei canali e a farvelo conoscere. E ovviamente, come vi ripeto spesso, molti dei prodotti che io decido, cioè tutti i prodotti ovviamente che io decido di sponsorizzare voi li vedete, ma ci sono anche tantissimi prodotti che io rifiuto di sponsorizzare, e quelli ovviamente, di quelli non parlo, perché non posso parlare male di un'azienda, cioè non posso parlare male dell'azienda, insomma, ovviamente rischierei una denuncia. Però ci sono anche brand con cui decido di non lavorare, e ci sono anche promozioni che decido di non fare, quindi questo è molto importante. Comunque in realtà, mentre guardavo il video e mentre montavo il video, stavo guardando anche i vostri commenti, ed è bellissimo vedere che siete contenti che sono tornata, perché anche io vi giuro, cioè mi avete scritto non è vita senza i tuoi video, ci sei mancata tantissimo, e mi fa un sacco piacere. Quindi grazie davvero, perché anche voi mi mancate, quindi è bellissima questa cosa. Cioè è bello che quando, ovviamente non è bello stare l'uno senza l'altra, cioè non è bello stare senza, cioè per me non è bello non fare video per un periodo e non sentirvi vicini,
È difficile, però è bellissimo quando torno. Per me è sempre difficile spiegarmi, però è bellissimo quando torno su YouTube e voi siete lì ad aspettarmi. Mi dite che vi sono mancata, perché ogni volta che magari faccio una pausa o vado da qualche parte, faccio una pausa da YouTube, siccome le faccio talmente raramente queste pause da YouTube, ogni volta mi prende tipo una specie di colpo e penso, oh mio Dio, non è che poi quando torno su YouTube, tipo, loro non mi vogliono più, perché magari nel frattempo hanno trovato qualcun altro da guardare e tipo i miei video non li guardano più e non lo so, non mi vogliono più bene, tipo, vabbè, mi faccio questi film e invece voi siete lì e mi avete aspettato e quindi grazie, grazie, grazie di cuore. Voglio fare una piccola precisazione anche, io lo so, non dovrei parlare degli haters, ma ogni tanto mi piace discutere, più che altro, ma sono a fuoco? Sì, mi sa di sì. Più che altro, proprio per fare un po' pensare o per creare un, diciamo, un discorso, un pensiero, eccetera, eccetera. Ogni volta che, voi lo sapete, io faccio il filler al labbro superiore, ok? Perché ho il labbro inferiore molto spesso, cioè molto grosso, e quello superiore invece molto sottile, quindi mi ha dato sempre un po' fastidio averli, tipo, non proprio così, ma con questo sbilanciamento pazzesco. E tutta la vita tutti mi hanno chiesto se mi sono rifatte le labbra, perché quello sotto è effettivamente molto molto grosso, cioè voluminoso naturalmente, ok? Una cosa che ho preso da mia mamma ed è così. E poi ho iniziato a fare il filler appunto al labbro superiore in modo da bilanciare le due labbra, eccetera. E mi piace un sacco il risultato. È una cosa ovviamente che ti dura qualche mese, altrimenti se fosse una cosa che dura per sempre, cioè una cosa definitiva, non lo farei. E questo ve l'ho detto più volte. Non andrei a modificarmi se sapessi che poi rimarrei così per tutta la vita. Non lo so, il filler, l'acido ialuronico si riassorbe dopo qualche mese, l'effetto se ne va e io sono molto più tranquilla, ecco, quindi questo lo faccio e mi piace, e, però ogni volta che io faccio vedere su YouTube la mia esperienza con il filler o quando ne parlo, quando lo menziono, nell'ultimo video avete visto, anzi due video fa per voi mi sa, avete visto proprio la seduta mentre il medico mi iniettava il filler, eccetera, 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 e poi irrimediabilmente ti arrivano messaggi tipo: io questa persona l'ho bloccata, quindi adesso purtroppo non posso leggervi proprio il messaggio in sé, per esempio, però magari l'avrete notato tra i commenti. Adesso ovviamente questa persona è bloccata, quindi il messaggio il commento si cancella automaticamente quando blocco una persona, e c'era scritta una cosa del tipo: siete tutto uguali voi youtuber, perché vi rovinate così? Siete tutte silicone e botox, e siete tutte finte. Uno, non mi piace parlare degli altri, quindi io non so sinceramente le altre youtuber che cosa facciano, ma è una scelta loro, così come fare il filler al labbro superiore è una scelta mia. Però mi fa un po' ridere il fatto che se io facessi il filler al labbro superiore e non lo dicessi a nessuno, mi verrebbe detto, guarda che si vede. E perché non lo dici, non c'è niente di male. Ma siccome io non ho problemi, dico tutto, cioè sì, faccio il filler al labbro superiore, mi fa un po' ridere il fatto che se ti fai, tipo nel mio caso faccio il filler a questo labbro, ok? Mi viene detto sei tutta di plastica. No, ho fatto solo il filler al labbro superiore, ma non sono tutta di plastica, non ho fatto il botox, non mi sono rifatta niente. Cioè quindi mi fa un po' ridere questa cosa e voglio aprire un po' una discussione su questo, nel senso, stiamo tutti un po' attenti a non fare di tutta l'erba un fascio e a non, come dire, voi lo sapete, a me piace molto riflettere su queste cose, e stiamo anche attenti a non insultare le persone che magari, non che questo fosse proprio un insulto, ma insomma, stiamo attenti a non giudicare gli altri, perché se qualcuno fa il filler al labbro non significa che tu se non lo fai sei meglio, ma in realtà lo sapete come la penso, siamo tutti uguali, quindi io non darei, cioè non mi permetterei proprio di giudicare nessuno al di là del filler non filler, però questi messaggi, secondo me, questo tipo di mentalità, siete tutte finte, siete tutte plasticose, bla bla, è un po' una mentalità anche qui molto molto maschilista, secondo me, ed è anche una, secondo me sono anche cattiverie che usano dire le donne quando magari c'è una bella ragazza, fa sentire meglio dire, ah tanto è tutta rifatta, e non è una cosa carina.
E vedo che ci sono anche altri commenti che me lo dicono: ma perché stavi meglio prima? Non è che stavo meglio prima, cioè prima anche ce l'avevo il filler, lo faccio da tanto tempo. Siete molto carine quando, cioè siete carini quando me lo dite, ma non penso che cambi proprio tantissimo, anche perché io lo faccio, cioè di solito si fa una siringa intera, io faccio mezza siringa, quindi la differenza è veramente veramente minima, cioè a una distanza un po' più grande di questa non si vede nemmeno, ma è una cosa che vedo io e mi piace. Quindi, e poi mi piace il filler perché i miei bordi, i bordi delle mie labbra, infatti stavolta ho fatto il bordo sotto, sono molto irregolari, mentre con il filler il bordo è più regolare ed è più semplice applicare il rossetto, ma anche struccata mi piace molto di più, mi piacciono molto di più le mie labbra appunto perché hanno un bordo più definito. Comunque volevo fare questa precisazione perché voi lo sapete, io sono molto feminist e mi dispiace quando vedo che ci sono donne che si accaniscono contro altre donne, e specialmente su questi, come dire, su questi insulti velati, tra virgolette, che comunque sono, cioè, sono ormai sorpassati, perché c'è una cosa che, cioè, un messaggio del genere me lo aspetto da un uomo di 50 anni, tipo, ma non da una ragazza, da una donna, non lo so, mi dispiace molto. Non è che se una ragazza si fa il filler al labbro significa che è tutta di plastica e che si è rifatta anche, e si è fatta anche il botox, cioè non ho mai fatto il botox, non lo so perché mi viene detta sta cosa, ma veramente tante volte, cioè ti fai il botox, no, non mi faccio il botox ragazzi, cioè queste, cioè, non lo so, forse non si vedono le rughe che ho. Però, cioè, queste sono le rughe che ho, non mi sono mai fatta il botox. Forse evidentemente funziona non prendere tanto sole, mettere la crema protettiva e mettere sempre crema, eccetera, eccetera. Che poi questo commento era anche molto brutto e finiva con tipo: invece di farmi il botox e di farmi tutta la faccia, penserei alla pelle grassa che hai, perché è talmente grassa che sembra, non lo so che cosa mi ha detto, una roba del genere, perché poi io tipo mi dimentico, tipo io blocco, poi io rimuovo completamente. Però sì, non è bella questa cosa, ci sono ormai tante ragazze che fanno il filler, anche perché appunto è una cosa che se ne va dopo qualche mese, quindi non è una cosa poi tanto impegnativa, anche se comunque bisogna sempre andare a farlo da un medico estetico, da un dermatologo, comunque un medico, però voglio dire, non è carino ed è una cosa che non apprezzo, quindi non va bene. Vi vedete un po' come se io fossi la mamma e voi tipo i miei figli, non va bene, non si fa. Poi comunque, quando menzionavo il fatto che Denver fa la cacca ogni tanto in posti random, mi avete detto: ma non è che magari c'è tipo la sabbia che non gli piace? No, perché in tutti questi anni ho cambiato tantissime sabbie diverse. Il fatto è, secondo me, se non gli do tantissima attenzione, credo, poi non so, ma può essere, secondo me, se non gli do tantissima attenzione, che, cioè, l'attenzione ce l'ha sempre, ma proprio se io non mi prendo del tempo per stare lì con lui, lui praticamente mi fa i dispetti. Non lo so. Secondo me è così, perché è strano, quando magari c'è un periodo che sono un pochino più impegnata, lui mi fa sta cosa, quando invece lo coccolo un po' di più non la fa, quindi evidentemente un nesso ci c'è, ma forse no, boh, non lo so. Poi comunque gli è venuto un sacco di acne, ma sì, ve l'ho detto prima, ma l'ho pulita e adesso è molto meglio, anche a Max è venuto un po' di acne, ma ho pulito tutto quanto anche a lui con acqua tiepida, giusto un pochino di sapone, poi ho risciacquato, e adesso è molto meglio. E poi in tantissimi mi dite che devo andare a fare, ogni quanto fai il filler mi chiedi, ma guarda, dipende, quando vedo che l'effetto se ne va lo rifaccio, e comunque mi dite in tantissimi che devo andare a fare una visita oculistica, perché vi ho detto che tipo da lontano sono cieca, e lo so, avete ragione, me lo dice anche Eric, lo so, devo andare a fare una visita oculistica, ci andrò, promesso. Il fatto che detesto, brutta parola, esagerata, il fatto è che non mi piace l'idea di portare gli occhiali, e se dovessi portare gli occhiali probabilmente andrei a fare il laser che ti riporta le diottrie a 10, non so come spiegarlo, perché proprio non voglio portare gli occhiali, ok? E non voglio mettere le lenti a contatto, comunque questo è un altro discorso, pensiamoci dopo, quando farò la visita e magari mi diranno che veramente devo portarli, che per adesso, insomma, non facciamo i conti senza l'oste, ok? Comunque vi ringrazio perché vi preoccupate tantissimo per me, ma adesso sono quasi le 2 ed è meglio se io mi rimetto al lavoro qui al montaggio. Sono uscita, non sono riuscita a finire il video, ma è presto ancora, quindi
sto andando a fare le unghie sia mani che piedi, il semipermanente, in un posto nuovo che sto cercando e non riesco a trovare, perché da Goran, praticamente la ragazza, l'unica estetista che c'è in ferie, e quindi io sono fregata. E comunque so che da Goran cercano estetiste, se vi può interessare potete andare a fare un colloquio lì. Comunque, a parte questo, mi hanno chiesto di dirlo. Comunque c'è un casino, traffico, eccetera, e sto cercando appunto questo posto, che dovrebbe essere qua da qualche parte, ma devo cercare il civico numero 6. Non sono riuscita ad editare il video, ma appunto è presto, quindi una volta che ho finito il semipermanente torno a casa, finisco il montaggio e lo carico, così sono in tempo alle 17.30, perché tipo ieri che sono finalmente ritornata dopo 3 settimane non sono riuscita a caricare alle 17.30, mi è un po' dispiaciuto, visto qui c'è un casino assurdo, ci vediamo tra poco. Sono riuscita a trovare questo posto che era in un portone, per questo non avevo visto il centro estetico. Comunque guardate che figata questo ascensore, ragazzi, non è troppo carino? Cioè c'è una specie di, a parte che sembra di entrare in uno di quei vecchi tram, ma è troppo troppo carina sta cosa della sedia, non lo so, è proprio carino. Allora, mi sa che era 5° piano. Dai, voglio sedermi in ascensore per la prima volta nella mia vita. Che figata, ragazzi. Ok, comunque, outfit di oggi è questo, con la mia Chanel wallet on chain che non si chiude perché è strapiena. No, vabbè, ragazzi, allora ho finito, fatto semipermanente mani e piedi, non è stata, cioè non ci tornerei in questo posto, vi dico la verità, non è stata una bella esperienza per me, e anche se la ragazza che mi ha fatto le unghie comunque è simpatica, però cioè non è che sia proprio tanto 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 brava, nel senso che magari poi a casa vi faccio vedere bene, ma tipo quest'unghia, cioè se la guardate, no, vabbè, adesso non riuscite a vederla. Comunque non sono soddisfatta, da Goran sono molto molto più bravi e molto molto più attenti al cliente. E e qui ho avuto un po' la sensazione del facciamo veloce, che infatti, cioè, è stata velocissima, questo devo veramente dire la verità, ma io preferisco che si dedichino un pochino di più a me e avere un risultato top, piuttosto che, oddio, pensavo di aver dimenticato gli occhiali da sole, piuttosto che appunto avere un risultato mediocre e aver fatto tutto in fretta. Boh, non lo so, non, ripeto, non sono molto soddisfatta. Vi faccio vedere se riesco, perché merita davvero. Guardate, ecco, cioè guardate quest'unghia, non so se riuscite a vedere il bordo com'è completamente irregolare. Vabbè che qui ho una macchia nera che non so da dove arrivi, il bordo qui è completamente irregolare e sì, non, e tra l'altro sulle punte, e poi non so se riuscite a vedere, ma ci sono tipo come delle righette, come delle indentature sull'unghia, che non è completamente liscia anche da quest'altra parte, l'avevo notate. Sì, e sulla punta delle unghie il colore è un pochino meno intenso, cioè diventano più bianche sulla punta, non lo so, non ci tornerò sicuramente. E sui piedi invece, allora, uno mentre limava mi ha fatto male più volte sulla parte inferiore dove crescono le pellicine, perché mi limava lì e mi ha fatto, ma mi fa ancora adesso male, e gliel'ho detto più e più volte, infatti ho tipo la base dell'unghia è tutta arrossata, e gliel'ho detto più volte che mi faceva male. E poi le unghie dei piedi sono tagliate storte, cioè sono tutte così, quindi cioè veramente, e il prezzo non è che fosse poco, non è che fosse conveniente, quindi decisamente bocciato questo centro e non ci torno. E poi non mi è piaciuto molto perché alla fine, quando chiedevo la fattura, ho sentito la titolare che rispondeva in malo modo dicendo perché, cos'è, una ditta? E io le ho detto beh sì, quindi non è stata una cosa molto carina, non mi è piaciuta sta cosa, quindi esperienza da non rifare, se non altro non ho più la ricrescita, ma spero che la ragazza, l'estetista che lavora da Goran, torni presto, perché ho veramente bisogno di lei. Tra l'altro c'è quest'unghia invece che è tipo più corta al centro e più lunga sui lati, cioè ho scelto. Comunque, vabbè, adesso torno a casa e finisco il video, così sarò online 17.30 puntuale.
Ok, ho finito il video e sono molto contenta perché sarà online alle 17:30, super super puntuale oggi. E nel frattempo ho anche sistemato le unghie, ragazzi, cioè fare il semipermanente e poi tornare a casa e doversi sistemare le unghie è una cosa che non dovrebbe succedere di norma, cioè dovrebbero essere a posto. Ho dovuto anche limare, vabbè, io odio i miei piedi quindi non ve li faccio mai vedere, comunque le unghie erano tutte storte, ho dovuto limarle in modo che fessero dritte perché, cioè, anche qui i bordi irregolari, una pellicina, cioè, ma che cavolo. Boh, vabbè, queste comunque almeno sono quasi quasi decenti. L'unica cosa, forse potete vedere, che so se le mette a fuoco, sì, ecco, così lo vedete, lo vedete che ci sono tipo come delle righette, delle striature. Terribile sta cosa, veramente veramente terribile. Comunque almeno le ho sistemate più o meno, sono però un sacco di imperfezioni, cioè anche qui, che cos'è sta roba? Boh, non lo so, non lo so. Comunque perlomeno, almeno non ho la ricrescita, perché ormai l'altro semipermanente era proprio da togliere, però boh, vabbè, anche la forma non mi fa impazzire, però dai. Non è poi così male adesso che l'ho sistemata anch'io. Eccomi ragazzi, sono venuta a fare aperitivo con Valentina, che l'avete vista anche in uno degli ultimi vlog, tipo siamo sempre insieme praticamente. E oggi c'è anche sua sorella, che tra l'altro è una mia follower, mi segue da tantissimo e per la prima volta oggi l'ho conosciuta perché lei abita a Palermo. Lo sapete, ciao! Ciao! Basta, timidissime, saluto e basta, ok. Cin allora, dai, cin. E sono venuta da mia mamma, e questo, se ve lo ricordate, è gatto scimmiotto. Questo è Ramses in realtà, ed è legato perché altrimenti lui si lancia giù dal terrazzo, ed è già successo ed abbiamo dovuto operarlo d'urgenza. E quindi quando sta fuori deve stare con la pettorina, purtroppo, però almeno così vivi. Si chiama Ramses, detto anche Ramsey o scimmio, perché sembrano tipo delle scimmiette, i siamesi. Sì, annusami. Sì, mi annusi i piedi. Mia family, è parecchio tardi, nel frattempo sono tornata a casa, ovviamente, visto che sono nel mio studio, e è tornato a casa Eric, e praticamente è già tardissimo, quindi mi perdo sempre tantissimo la sera e poi mi ritrovo a fare i video per salutarvi, a chiudere il video tardissimo, comunque, perché sono, onestamente, sono le 3:32. Comunque, stavo pensando al video che vorrei filmare domani e mi piacerebbe molto filmare, perché ci sono un sacco di modelle su YouTube che fanno questi video, cosa mangio in una giornata, what I eat in a day, e mi piacerebbe provare a seguirne uno e a vedere se riesco a sopravvivere con le porzioni e con quello che mangiano loro in una giornata, il che la vedo molto difficile per quanto mi riguarda, sia per il tipo di alimentazione che ho, che non sempre è ideale, mentre la loro alimentazione deve essere impeccabile sempre, e sia secondo me per le porzioni. Però potrei provare, e infatti è una cosa che mi piacerebbe tanto fare domani, però non so come finirà. Comunque, ok, carina, non lo so, vi può piacere questa idea, anche se probabilmente quando voi mi risponderete già starò filmando questo video, se avrò deciso di farlo. Però comunque fatemi sapere se vi piace come idea o se non è fattibile neanche secondo voi. Però mi piacerebbe provare, boh, non lo so, tanto per. Comunque, questo è quanto, mia family, spero sia stato abbastanza lungo questo video, in realtà non lo so, non sono bravissima a calcolare i vlog e la lunghezza. Comunque, questo è quanto per oggi, io vi mando un bacio grandissimo, ricordate sempre che vi voglio bene e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao, buonanotte.